Sky TG24. Ancora lusso, è stato inaugurato questa settimana l'Armani Hotel Milano, un albergo che completa il sogno del noto stilista. Pensato e costruito in collaborazione con Imar Properties, è il secondo progetto che Armani realizza nel mondo dell'ospitalità a 5 stelle. €10.000 per una notte da favola nella suite presidenziale, cene private con lo chef personale, piscina e palestra con vista sul Duomo, tutto rigorosamente firmato Armani. Dopo l'hotel di Dubai, il maestro dell'Italian Style ha concluso un altro progetto, questa volta però interamente milanese, aprire nel quadrilatero della moda un albergo esclusivo, simbolo di una città internazionale. Il progetto è ambizioso, ma lo stilista lo definisce semplicemente un atto d'amore per la sua Milano, un modo per avvicinare il capoluogo lombardo al mondo del lusso che dà prestigio. È un albergo importante di lusso, ma che di lusso alla fine non si deve, il lusso non si deve vedere, il lusso si deve vivere, sentire nell'aria. E quindi questo fa parte un po' anche della mia storia, della storia della mia moda. L'esibizionismo in questo albergo non c'è, mentre invece da quello che ho visto in giro spesso c'è, si confonde il lusso con l'esibizione sfrenata. Il lusso è l'utilizzo di un materiale che può sembrare anonimo, in realtà è un materiale prezioso, cioè la realizzazione di quel tavolo piuttosto che l'utilizzo di una parete di onice vera piuttosto che. L'albergo ha 95 camere in tutto, tra il settimo e l'ottavo piano sono invece concentrati gli spazi comuni tra ristorante, lounge, bar, centro benessere, palestra. Ogni dettaglio richiama l'estetica Armani, dalla semplicità alla sua inconfondibile eleganza. Gli arredi dell'hotel si ispirano alle collezioni Armani Casa, personalizzate per l'edificio con preziose rifiniture, dai divani lineari rivestiti in raffinati tessuti alle testate di legno retroilluminate dei letti. Credo che questo albergo sia un giusto equilibrio fra il comfort che è dato dalle linee semplici, da una buona poltrona che sia veramente una poltrona e non un gioco di design, e quello che può essere anche il senso di modernità e il senso anche di ricco, inteso come materiali. Uno può vivere questo albergo come un grande appartamento. Molti si chiederanno chi sia disposto a spendere così tanto anche solo per una notte, soprattutto in un periodo di crisi come questo. Eppure i clienti non mancano mai. C'è un mondo del lusso. C'è un mondo del lusso che prescinde un po' da quello che succede. Questo è vero. Sono dei settori, categorie di persone, non possiamo essere tutti uguali. La differenza ci deve essere. Katia Barone, Sky TG24, Milano.